Quella mattina siamo saliti qua, nel 47, e cominciò a parlare il segretario della Camera Lavoro da quel sasso. Ma ha detto poche parole, incominciano i primi spari. Quegli spari che all'inizio qualcuno scambia per mortaretti lasciano a terra 27 feriti e 11 morti. È una strage, è la strage di Portella della Ginestra. Migliaia di agricoltori da Piana degli Albanesi, San Giuseppe Iate e San Cipriello si erano ritrovati qui per riprendere la tradizione di celebrare la festa del lavoro sul prato di Portella della Ginestra, una tradizione interrotta dal fascismo e che nel 1947 è il momento di riprendere, soprattutto dopo i risultati delle ultime elezioni. 10 giorni prima infatti si era votato in Sicilia e c'era stata la vittoria delle sinistre del Blocco del Popolo sulla Democrazia Cristiana, sui monarchici e sui separatisti. È un momento importante per la storia dell'isola. Il movimento di occupazione delle terre, la riforma agraria, le lotte sindacali stanno mettendo in crisi la mafia dei latifondi. Cercavamo un diritto che ci apparteneva. Non era possibile che qui 4-5 persone, che aveva 1000 ettari, che 2000, che di più, e la gente che moriva di fame. Il giorno dopo Portella della Ginestra, davanti all'Assemblea Costituente in Parlamento, il ministro dell'Interno Mario Scelba disse che dietro la strage non c'era alcuna finalità politica o terroristica. Ci vollero mesi per individuare nel bandito Giuliani e nella sua banda gli esecutori materiali, i nomi dei mandanti. 70 anni dopo sono invece ancora un segreto di Stato.